Un minuto con Padre Pio dal giardino dei frati minori cappuccini del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi vogliamo raccontarvi di qualcosa di speciale che si è verificato nella vita e nella storia di Padre Pio quando era qui insieme ad un confratello, Padre Paolino da Casa Calenda. Quindi parliamo di tantissimi anni fa, i primi anni dell'arrivo qui a San Giovanni Rotondo di Padre Pio da Pietrelcina. Parliamo di Padre Paolino da Casa Calenda, quel frate che ha portato da Foggia a San Giovanni Rotondo Padre Pio nel 1916, all'epoca era guardiano. E qui si parla proprio del guardiano Padre Paolino. Infatti una mattina squillò il campanello della porta, trovandosi nelle vicinanze andò proprio ad aprire Padre Pio. C'era un contadino dal fare gentile che si tolse il berretto e lo salutò. E poi chiese: Zimò, ovvero in gergo dialettale apostrofato, Zimò, ovvero Zimonaco, Zimò, sta qui il frate che sa tutto. Padre Pio, senza scomporsi, replicò prontamente: sì, certo, è proprio qui. Ci posso parlare? Chiese il contadino. Certamente. E poi aggiunse l'improvvisato portinaio, mentre faceva entrare questo visitatore all'ingresso del convento, e lo portò proprio nella stanza del padre superiore, che aveva la porta aperta. Padre Pio bussò e disse: padre guardiano, qui c'è un buon uomo che ha bisogno proprio di lei, ha bisogno della sua opera. Padre Paolino da Casa Calenda, interpellato, rispose: prego. Mentre il contadino entrava, Padre Pio allora si mise dietro l'uscio, uscì, no? Per vedere che tipo di piega avrebbe preso proprio quella conversazione, ed ascoltò, origliò. Zimò, ancora il contadino, Zimonaco, quel giovane che è venuto ad aprirmi la porta ha detto che voi siete il monaco che sa tutto. E padre guardiano, pensando che Padre Pio gliel'aveva combinata veramente grossa, senza però scomporsi, disse: dite pure, di che cosa si tratta? E il povero contadino spiegò: voi mi dovete dire chi ieri mi ha rubato il cavallo. Padre Paolino non si perse d'animo, pensò un po' e disse: vedi, io non ti posso fare il nome di chi ti ha rubato il cavallo, altrimenti qui succede una guerra, tu andresti da lui, ti metteresti a litigare, poi andresti dai carabinieri, e chi ce ne andrebbe poi di mezzo sono proprio io. Ma io ti voglio aiutare, stai attento, che a Napoli per individuare un ladro si dice chi te sap te rap, ovvero chi sa le tue cose ti apre la casa. E poi aggiunse: tu pensa un po' a chi conosce bene le tue abitudini, chi ha potuto vedere quando ti sei allontanato dal cavallo, pensa, devi pensare. E allora il contadino, più fidandosi delle parole del monaco che sa tutto che delle proprie doti investigative, tornato a casa si mise a pensare a chi poteva averlo visto, osservato, e mentre lui era così in campagna. Allora gli venne in mente che il giorno prima un tipo, un poco di buono, che si aggirava nei paraggi mentre lui legava il cavallo, si era allontanato. Senza pensarci due volte andò da lui e con estrema sicurezza lo affrontò e gli disse: senti, il monaco che sa tutto, quello che sta al convento dei Cappuccini, mi ha detto che sei stato tu a rubare il cavallo. O me lo ridai subito o vado dai carabinieri e ti denuncio. Allora il ladro era proprio l'interpellato, che preso dal panico gli disse subito dove aveva nascosto il cavallo. Il contadino, grato, il giorno dopo andò in convento con una bella forma di formaggio, un fiasco di vino, chiese del padre guardiano, raccontò tutto sul ritrovamento del cavallo e lo ringraziò. Padre Paolino poi, all'ora di pranzo, quando vide che Padre Pio era entrato al refettorio per pranzare, si presentò ed alzando in aria vino e formaggio rivolto proprio a Padre Pio, disse: Padre Pio, vedi che i miracoli li so fare anche io. E il tutto si chiuse con una fragorosa risata. Beh, il padre guardiano sapeva molto bene che la conclusione positiva di quell'episodio del cavallo rubato doveva attribuirsi proprio alla preghiera di Padre Pio, ma
ha voluto fare un po' di scena anche per prendersi una piccola rivincita sul modo con cui lo stesso Padre Pio lo aveva coinvolto nella vicenda.